succede di tutto, follia, follia. Una cosa giusta devi fare, una cosa giusta. Ok, certo. E bello a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video. Io sono Samuel e oggi vi porterò con me all'interno del pallone d'oro. Come avete potuto capire, io quest'oggi non giocherò purtroppo. Pallone d'oro di TikTok 3.0. Sono molto curioso di capire e scoprire chi lo vincerà quest'anno. Signori, stiamo per andare a fare i sorteggi. Oggi siamo sempre in compagnia dell'Eleonora che mi aiuterà a fare i sorteggi. Allora, oggi e anche la prossima giornata li portiamo un po' alla scoperta di tutto quello che succede dietro le quinte pallone d'oro. Quindi faremo un po' di domande anche agli ospiti, vedremo un po' tutti i ragazzi che sono qua, l'ambiente. Sei pronta per questo incarico? Prontissima. Signori, alle mie spalle sta entrando Gunther che sta andando a porgere il pallone d'oro che ha vinto, perché la prossima volta ci sarà un nuovo pallone d'oro in città, in quel di Roma, no? Giusto? Milano. Oggi Milano. Questa volta a Roma. Napoli. Signori, sono qua con un ospite molto speciale, Ayub Helboubi. Incredibile. Allora, cosa ne pensi? Come vedi? Ti sta piacendo l'evento fino adesso? È fantastico, è bellissimo. L'atmosfera. No, è tutto bello, tutto grande. Non so però chi vincerà. Ah, non sai chi vincerà? No. Pronostico. Dimmi uno. Per me vincerà Simone Berlini. Perfetto, Simone. Ha esultato anche il pubblico, giustamente, perché tutti credono quest'oggi che vincerà Berlini. È giunto finalmente il nostro momento, stiamo entrando a fare i sorteggi. Ragazzi, sono Samuel e come sempre farò io i sorteggi degli ottavi di finale. Vediamo a chi toccherà. Signori e signore, Mister Di Zona! Siamo pronti e carichi per questa seconda sfida. Andiamo a testare subito i concorrenti. Signori e signori, Danjika! Rango! Gilbert Nana! Matteo Diamante! Sarà una lotta tra titani. È proprio lui, Simone Berlini. Leggilo tu. Fabio Bonzani. Fabio Bonzani! 30 di mano tra i due. Ragazzi, c'è un ritmo e una tensione altissima in questo pallone d'oro. E allora, signori, new entry. Chiamiamo Gabriel Lopez. Ed è Maui! Calda. Allora, signori e signori, sono appena terminati i sorteggi. Abbiamo anche potuto vedere delle splendide partite sino a qui, ragazzi, partite bollentissime. Io non vedo l'ora che anche le ultime due partite finiscano per dare un verdetto su tutto quanto. Che dire? Pallone d'oro di TikTok, il più caldo di sempre, perché c'è una grandissima atmosfera. Guarda un po' quanta gente. Ti giuro che sarete i primi a uscire. Segnate le mie parole. Sarete i primi a uscire. Lo sai che perché siete maroccini. Invidioso perché? Perché è invidioso. Guarda la partita. Va bene. Finita la prima partita. Cosa ne pensi? Cosa ne penso? Che Raul dovrebbe fare il folle furioso e non l'ha fatto. E FOMUCUS! Ma non ho capito, scuso a tutti gli italiani. Questa partita è incredibile. 2-1, Ergi, non so dove sei uscito. Ergi così del botto. È un po' come Alexander Arnold per Klopp. La scommessa. Wow, ragazzi, non finisce così, ovviamente.
Ma se finisce così, wow, 2-1 per Real Gennaro, signori, signori. La rivelazione di questo pallone d'oro? Non ci posso credere. La rivelazione di questo pallone d'oro? Non ci posso... Calcio di rigore, giusto o non giusto? Per me non è rigore. Perché secondo me l'ha toccato col ginocchio e stavo là. Calcio di rigore. Parla, si gode. Ma vai a fare il culo, arbitro. Ma una cosa giusta devi fare! Una cosa giusta! Hai rovinato una partita! Non era rigore, signore. Hai rovinato una partita! Hai rovinato tutto questo rigore, dai. L'abbiamo visto, rivisto, non era rigore perché ha preso prima il ginocchio. Folle. Non era rigore, sincero non era rigore. Arbitrino, per una volta ti chiediamo di fare bene il tuo lavoro, per una volta. Ginocchio e poi la mano. Ma poi si stava rialzando, minchia, era per terra. Non ho toccato la mano. Cioè, ma dove? Ma dove? Cioè, ma dove, dai? Follia, pallone d'oro, ragazzi. Succede di tutto, follia. È tosta, mi tosta, sono aspettavo. Mamma mia. Secondo me quel rigore non c'era. Però vabbè, fa niente, oh. Però ti posso dire, ti faccio i miei complimenti perché... Grazie. Non me l'aspettavo, complimenti. No. Stava una bella partita comunque, quindi... Grazie. Arbitrino out nei commenti. Out! A casa, basta. Siamo al pallone d'oro di TikTok. E qua siamo nel luxury perché... 100 euro il vino. Sì, dovrò autografare 100 euro originali. 100 originali. Lo sa quanti riso con il pollo? Compriamo con questo? Va bene. Aspetta signora, io avrei un'idea. Ma se noi facciamo l'autografo alla borsa e ci teniamo... No. Perché ci stai tenendo le gambe? Ma chi è solo io? No, animale. Chiaro. Fede, se ti fa male, basta. Tieni la supera la braccia. Brother, tornerai più forte di prima. Tornerai più forte di prima, brother. Facciamo tutti quanti un grosso in bocca al lupo a mister di zona che purtroppo si è fatto male, nulla di grave, gli è uscita la spalla, adesso ci hanno chiamato dall'ospedale e sembrerebbe che è rientrato come si deve la spalla, ha subito una brutta lussazione, sicuramente ci vorrà un po' prima che recuperi, però un grosso in bocca al lupo anche a lui. Ragazzi, è un macello perché mi sa che l'evento non si farà più perché c'è troppa gente, troppe persone ed è saltata completamente la sicurezza. Non c'è più sicurezza, come potete vedere le transenne sono state distrutte. Allora, è stato annullato tutto e stiamo tipo camminando nei sotterranei nel centro commerciale e in tutto ciò abbiamo degli stranieri qua che non parlano italiano, vero? Sei high in Italia? Bravo! Cioè lui ha la maglia del Milan, non sa neanche lui perché ce l'ha, però va bene! Frattino contro Lopez, quanto sta godendo da 1-10? Allora, gran partita, sono curioso a vedere il livello di tutti e due. Adesso secondo me è una delle prime vere partite del torneo. Frattino contro Lopez, questa semifinale sarà calda, caliente. Non vediamo l'ora di commentarla e andare a vedere alla fine chi riuscirà a passare, ragazzi. Allora, com'è? Piccolo fastidio alla dottore, ma siamo abituati ormai. Se non ho un fastidio non sei tu. Gilbert è tosto, vediamo. Magari la fortuna, sai come va qua, no? Magari uno è più fortunato, l'altro un po' meno fortunato. Vediamo, quello che vuole Dio sarà. Camerun! Mamma mia! La pantera camerunese! Arbitro! Cosa ne pensi di questa della finale, cioè della semifinale? Quale? Quella di prima. Penso che è stata una partita fisica cattiva, ma che l'ho gestita bene, l'ho dominata, vaffanculo, l'ho dominata. Di rito Spagnolo, dove Sergio Cruz contro Andrea Fatini. La leggendaria delle 130.000 spettatori del record italiano. Ragazzi, rivediamo se Fratini riuscirà a tenere la finale. O se serve. Thank you.
pallone di rigore in bacheca. Occhio a Sergio. L'attacco massa, ma fa prima di esperienza di tutta la squadra. Attenzione, punta Sergio, prova ad avanzare, destra, sinistra, doppio passo. Che movimento di gambe, ma para Sergio, che ha il pallone.